Ciao amici della Veche, oggi faremo un progetto natalizio facilissimo, però di effetto. Allora, vi occorrerà dello spago, una pina così per decorare, dei nastri vari per decorare a quadretti, tinta unita, come vi pare, del pizzo oppure della spighetta, tipo questa qua, vediamo un po' cosa metteremo. Poi vi occorrerà della porporina, in questo modo, vedete, questa qui, questa polverina brillantinosa, dell'imbottitura. Le forbici, ops, la colla a caldo e la macchina da cucire, facoltativa, potete anche incollarla. Comunque, partiamo subito col progetto. Ah, delle stecche di cannella, che ora non le ho sotto mano, però ve le rammento. Allora, prendiamo due pezzetti di stoffa. Io in questo caso ho scelto di fare questo progetto molto sfizioso. Ho scelto del Gobelin Lurex. Questo tessuto si chiama Gobelin. Dove si trova? Dove vendono le stoffe, o se no, se non trovate su internet, digitate Gobelin, tessuto di Gobelin, insomma, così, e lo trovate, ok? Allora, se ne tagliano due forme così, che hanno le dimensioni, poi le dimensioni le potete fare però come volete, eh? Queste misurano 14 e mezzo e sono lunghe 24, però da qua a qua ci sono 4-5 centimetri. Ok, qui da qua c'è 5. Il totale è 24, 23, 24, ok? Allora, proseguiamo. Io, siccome questo tessuto sfilaccia, allora da un lato qui dello sbieco ho fatto uno zigzag qui e qui. Ok? Ora metto dritto con dritto. Le sovrappongo in questo modo, mettetele belle pari, se non sono pari le pareggiate, pure poi quando cucite, se no vi torna male. Ok, va bene, tanto poi io le cucio, le sistemo. Poi ci si mette magari degli spilli per tenerle ferme, si prende dello spago, importante che la punta stia bella dritta. In qua e là per tenere tutto questi tessuti bloccati, ok. Infatti ora qui lo pareggio a modo perché c'è un pochino di, e poi si prepara un pezzettino di nastrino o di spago. In questo modo saranno circa 15 centimetri, cioè doppio saranno circa 30 centimetri, ok. Guardate, tac, 28. 28. Ci si fa un nodino qui, si taglia, ci si fa un nodino qua in fondo, vedete, l'ho messo pari, e così si appiattisce un pochino questo nodino, o col martello, con qualcosa, comunque è ininfluente. Si mette qui all'interno, così sul diritto. E si lascia sporgere questo nodino proprio sull'apice di questo angolo, ok? E si blocca. Ora andremo a cucire. Partiamo da qua, facciamo così, avanti e indietro, così, 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 fino qua. Lasciamo aperto questo pezzetto, non si cuce, ok? Quindi io ora parto da qui. Punto dritto, avanti e indietro all'inizio e alla fine. La macchinatura di circa 8 mm, poi se la fate più grande la cucitura la ah, il punto mettetelo al 2 perché se il tessuto sfilaccia è bene mettere il punto corto, ok? Sempre ago giù, giro, alzo il piedino, giro, mi butto sul piedino. Ve lo faccio vedere tutto, tanto è veloce questo tutorial. Faccio il pezzettino qui, prendo lo spillo, ed ora taglio questo, no, no, questo qui ce lo lasciamo, va meglio. Taglio questi angolini. Tante volte fra un punto e l'altro esce fuori, c'è il nodo e lo ferma.
E ora vado a mettere a diritto questo specie di sacchettino, questa casina, è una casetta per dire la verità. Ecco perché vedete io qui avendoci fatto lo zigzag non mi si sfilaccia il punto dove ho lasciato aperto. Se prendete un cotone però semplice, fitto, non importa, tiro fuori tutti gli angoli per bene, o con le mani o con i piedi, zazza, ciao ciao, con qualcosa. Ma chi vedrà la traduzione capirà niente, con queste battute. Ecco qua. Qui basta tirare e ci si trova la nostra puntina. Ora si va ad imbottire questo sacchettino tutto per bene, ma non si fa proprio imbottito tantissimo, giusto per tenerlo un po' gonfietto, dai. Si fa andare bene negli angolini l'imbottitura, perché abbia bene la sagoma che vogliamo. Allora, non vi dico il profumo di cannella che c'è qui, perché ora ci si metterà la cannella, e siccome aveva una stecca grande di cannella, l'ho tagliata, nel tagliarla ha sprigionato tutto l'aroma, sembra proprio tipico del Natale. Ecco qua. Eccoci qua, un altro pochino. Ora qui ci sono due alternative. Questo spazio lasciato aperto potete mettere sia la colla che cucire a punto nascosto. Io preferisco cucire a punto nascosto. Perché ho lasciato aperto questo punto? Perché questo sarà dove, vedete quanto l'ho imbottito? Non tantissimo, ok? In questo modo, perché in questo punto andremo ad incollare la colla, quindi anche se vi verrà male questo punto, diciamo, nascosto, non si vedrà, se viene anche un po' sprecisetto, insomma, punto nascosto si fa così. Si mette pari dove deve essere piegato, potete mettere anche uno spillo. Poi si fa un punto da una parte. Sapevo che mi prendeva questo, ora. Lo immaginavo io. Guarda, ah, ora ti leggo. Un punto da una parte e un punto dall'altra. Così e così fino in fondo. Bastano anche un po' radi, tanto vi ho detto, poi ci andremo ad incollare la cannella. Le stecche di cannella. Ora mi si è anche sfilato l'ago. Via, faccio una pausa. Allora, quasi finito. Dopo varie. Punteggiatura, l'ho messo anche rosso il filo, beige il filo, se lo mettevo rosso era anche meglio, insomma vabbè, comunque ho finito, ora si prende il filo, buttare via, vedete questo è già rimasto inglobato così. Ora, siccome l'imbottitura l'abbiamo spinta tutta in fondo, facciamo così e la facciamo un po' ritornare in cima, perché l'avevamo spinta per fare questa cuciturina a mano, A posto. Ora si prende la cannella e la colla a caldo, scusatemi. Sì, le stecche sono queste, fatele leggermente più grandine del sacchettino, che sporgano almeno 1 cm, vedete? Vedete? Tac, così. Questa era lunga, ho preso la misura con un seghetto, l'ho tagliate. Ora ci si dà un po' di colla qui. Mi spiace, ma purtroppo bisogna fare così. Profumino, meraviglia, io sono poi innamorata della cannella, c'ho anche le candele, ce l'ho tutta la cannella, specialmente in questo periodo delle feste natalizie. E questo lo attacchiamo di qua. È bene che siano anche un po' irregolari, perché insomma la cannella è una cosa viva, una cosa che non è tutta uguale, non è un pezzo di plastica. Eccoci, tenetelo ben fermo. Qui mi si è incollata anche lui, guarda. Va bene, via, poi lo leverò. Tanto di questi si leva. Sono gli inconvenienti del mestiere. In questo modo, ora si prepara un fiocco e un po' di decorazione. Io ho pensato qui di metterci o del nastrino rosso o del pizzo, però questo non ci si vede nemmeno. Cerco un pizzo adatto.
Allora, ho deciso di metterci questo color ecru perché si addice di più con le tonalità di questa qui. Allora, io penso che questa farò la parte davanti perché c'è questo bel fiore, questa stella di Natale, la voglio tenere come davanti. Allora, vado dietro e comincio ad incollare questo punto qua. Questo pizzo così. E vado ad incollarlo qua giù. Così. Ma queste sono sempre, come vi dico, le decorazioni a vostro piacere. Se avete una stoffa tinta unita, magari potete mettere un altro tipo di decorazione, ok? Mi faccio per darci una nota un po' più curata, ok? Perché la stoffa è già molto, non molto lavorata, eh? Ora prendo questo nastrino che avevo. Il nastrino che volevo mettere le solite, eccoci. Questo qui è l'ideale. Allora, però, questo lo voglio mettere così, così, eh? Qui già tagliato, fatto in questo modo. Poi chiudete come si fa sempre con i fiocchi. Qui lo strizzo. Prendo questo qui è un nastrino che ha un'anima in metallo, quindi si fa bene per fare questi lavori. Lo giro e faccio così. Molto semplicemente. Di dietro quello che mi avanza lo taglio, lo piego e poi lo vado ad incollare qui in cima alla casetta. Storto. Storto no. Vediamo. Ok. Questo è un progettino proprio per usare anche degli scampoletti che avete del materiale natalizio, eh. Poi prendo, vedete, sono stata un pochino più giù, non sono stata proprio nella punta. Poi queste pine che si trovano nei negozi dove vendono tutte i decori per l'albero, siccome questo è tutto sull'oro, questa così non mi ci piace, allora faccio dei puntini proprio qua, in qua e là, su questa pinetta e li vado a tuffare su questa porporina. Tolgo fili della colla, magari. E metto un altro po', proprio delle specie di gocce di colla, per dare un po' di luce, così. Da una parte sola, no? La parte che non incolliamo, chiaramente. Vedete? Insomma, bella dorata, eh? Ora la vado ad incollare qui. Togliamo magari tutti i fili della colla, eccoci. Per dargli quel tocco di luccicoso e la vado a incollare qua su in cima fra la cannella e il fiocco. Diciamo che il nostro progetto è finito. C'è la colla qui, l'attacco da ovunque. Tengo un po' fermo per bloccarlo. Allora, io ne ho fatti anche altri. Questo ha l'anima in metallo, questo fiocco, quindi lo possiamo regolare come ci pare. Ecco qua, sacchettino pronto. Io ne ho fatti altri. Questo l'ho decorato con ha più sfondo chiaro, quindi ci ho messo questo zigzag per decorarlo. Questo ho ritagliato una ghirlanda dalle varie decorazioni che contiene questo tessuto. Questo ho ritagliato questa, infatti di qua aveva delle palline di Natale, però mi piaceva di più mettere in evidenza questo motivo qui. Ecco qua, i sacchettini profumati alla cannella per il nostro Natale sono pronti. Io spero che vi sia piaciuto questo tutorial, vi ringrazio, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto, a condividere, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sui nuovi tutorial. E come sempre, un bacione dalla Beche, ciao!